Allora Sì. direi che è arrivato il momento di, come abbiamo già anticipato, di presentare il nostro ospite, professore onorevole Lorenzo Fioramonti, che con noi discuterà appunto la situazione attuale da due punti di vista per noi di fondamentale importanza, ovvero quello dell'istruzione e quello dell'economia. Noi sappiamo che l'istruzione è uno dei tre binari sui quali Jetzer articola la sua attività. Sono istruzione, lavoro, ambiente ed energia. E con chi parlare meglio di istruzione, con chi ha ricoperto la carica più alta nel paese, in campo di istruzione, con il ministro dell'istruzione. Quindi non so se il professore riesce a sentirci. Forse devo in realtà rimuovere lo schermo per consentire la visualizzazione. Mi sa che è muto. Intento benissimo, vi ho seguito fin dall'inizio. Perfetto. Una bellissima panoramica. Grazie mille per questi complimenti. Direi di, non penso che in realtà ci sia bisogno di presentazioni. Lei è accademico all'Università di Pretoria in Sudafrica da quando aveva circa 35 anni. L'anno scorso è stato ministro e ora è parlamentare presso la Camera dei Deputati. Io partirei subito con una domanda, ovvero le politiche degli anni scorsi, dei tagli alla sanità, hanno mostrato oggi sostanzialmente i loro risultati. Quindi vediamo una sanità che in alcuni casi riesce per il pelo, veramente per il rotto della cuffia, a far fronte alle richieste di una situazione vero improvvisa, però comunque all'interno dello spettro di possibilità secondo cui bisognerebbe progettare un sistema sanitario. E oggi appunto vediamo i risultati di queste politiche di tagli che si sono susseguite negli anni. Il report ha fatto 2 giorni fa un'analisi molto precisa di quanti miliardi sono stati tagliati da quale governo negli ultimi 10 anni. In realtà c'è un altro settore all'interno dello Stato che ha avuto una sorte simile a quello della sanità, che è quello dell'istruzione, che ha visto negli anni il suo budget ridursi costantemente, spese tagliate, spesso si ricorda ancora i tagli lineari che erano fatti da governi che oramai ci sembrano un secolo fa, ma erano soltanto 10 anni fa. E quindi la mia domanda è, dal suo punto di vista, qual è il prossimo coronavirus dell'istruzione? Ma rischiamo che di coronavirus ce ne siano tantissimi per l'istruzione e ce ne siano tantissimi per il resto della società. Se io dovessi utilizzare una metafora, è un po' come se il nostro modello di sviluppo si fosse preoccupato di, immaginate un iceberg, no? Di curare quello che emerge dalla superficie dell'acqua, ma non di preoccuparsi di cosa fa galleggiare quella superficie, no? Tutte le nostre economie, le nostre società si reggono sulla base di alcuni pilastri. Questi pilastri sono la nostra salute, sono l'ambiente, sono il nostro capitale umano, no? Quello che voi con Jesers promuovete, no? Cercare di partecipare, acquisire conoscenze, mettere a sistema delle competenze, no? Perché questo significa creare sviluppo in un paese. Ecco, è come se tutte queste cose che davvero sono la base di quello che poi è il mercato, le attività economiche, è come se tutto questo fosse stato sacrificato. È come se un'altra metafora, è come se ci fossimo venduti i gioielli di famiglia per ottenere del cash al compro oro e avessimo fatto finta che fossimo ricchi. In realtà stavamo semplicemente sacrificando qualcosa che già avevamo. E che succede? Che come tutti i disastri sociali, finché le cose vanno abbastanza bene, tu non ti ricordi che non hai più un'assicurazione sulla vita, che non hai un'assicurazione sul lavoro, che non hai un'assicurazione sulla salute, tutto così. Quando poi arriva la crisi, improvvisamente ti accorgi che non riesci a sostenerla, no? Oggi vediamo, per esempio, che i paesi che hanno meno difficoltà nel gestire la crisi sono quelli che hanno un sistema sanitario nazionale che funziona. Ora vedremo se gli svedesi hanno sbagliato completamente. Magari gli svedesi, faccio un esempio, svedesi, svizzeri, magari hanno preso una cantonata enorme, però loro hanno fatto un ragionamento, hanno detto abbiamo un sistema sanitario nazionale che può permetterselo, cerchiamo di affrontare la malattia con gli strumenti medici che abbiamo costruito negli anni e oggi evitano di chiudere le loro economie.
continuano ad operare più o meno nella normalità. Magari, appunto, magari sbaglieranno, perché questa epidemia potrebbe essere molto più potente di quanto loro immaginano, però sicuramente hanno creato delle condizioni. Noi non possiamo permettercelo. E quando poi arriva la crisi, ti accorgi che ci sono scuole che non sono in grado di fare didattica a distanza, perché non si sono formati, perché non hanno le infrastrutture. Ci accorgiamo che ci sono grandi disuguaglianze, quindi qualcuno riesce a lavorare o comunque ad avere un reddito, tantissime persone non ce l'hanno più. E ci accorgiamo, per esempio, io sono stato ministro dell'istruzione, ma anche dell'università e della ricerca, e ci accorgiamo, per esempio, che quando non hai un sistema di ricerca in grado di puntare su delle innovazioni, stai ad aspettare, io mi auguro che non accada, che siano gli italiani a trovare un vaccino, ma il rischio è che lo trovino gli israeliani, i coreani, magari altri paesi, che poi ce lo venderanno e noi saremo lì a pagare qualcun altro che ha investito in ricerca quando noi non lo facevamo. Ecco, un po' è questa la metafora. Le economie si reggono se pensano ai loro fondamentali, ai pilastri, a quelle fondazioni che a volte non si vedono, ma senza le quali cade l'intero edificio. E queste sono la salute, l'ambiente e la formazione. Sono i tre capitali, il capitale naturale, il capitale sociale e il capitale umano, senza i quali noi non abbiamo una società e non avremo mai un'economia che funziona. Chiarissimo. E quindi, concentrandoci sul pilastro dell'istruzione, e poi vedremo anche quello dell'economia, quali sono le principali, diciamo, le urgenze principali che possiamo vedere oggi? Ma sicuramente bisognerà cercare di fare, in questa fase in cui tutti cominciano a dire che sì, le politiche espansive vanno bene, in questa crisi generalizzata, trasformare questa crisi in un'opportunità. Non voglio sembrare cinico, ma è pur vero che dal disastro del coronavirus potrebbe emergere una società diversa. Quindi chi ieri diceva dobbiamo finanziare la ricerca, oggi ha un argomento in più, finalmente qualcuno gli crederà. E magari trovare il modo di aumentare la spesa pubblica senza che dei ragionieri ci vengano a dire questo sì, questo no, questo vediamo come farlo, perché di fronte a una grande sfida come questa, se l'Europa e i paesi che la compongono dovessero decidere, come mi auguro, di aprire i rubinetti dei finanziamenti, dovremmo andare sicuramente verso queste cose ed evitare di fare l'errore di semplicemente ricostruire il passato. Quindi dovremmo dire: grandi finanziamenti alla ricerca e all'istruzione, mettiamo il nostro sistema di istruzione al passo con le sfide del futuro, perché magari da adesso in poi noi potremmo convivere con un virus, magari non con questo, con quello che arriverà dopo. Io ricordo a tutti voi ragazzi, non so se lo sapete, ma SARS, che avvenne nei primi anni del 2000, e poi MERS, che fu la SARS del Medio Oriente, non è che sono spariti, ancora girano, sono confinati, sono a bassa intensità, ma l'est asiatico e il Medio Oriente convivono con questi tipi di coronavirus e le epidemie respiratorie che sono state generate da questo virus. Quindi è presumibile, non voglio spaventare nessuno, che noi dovremo convivere, che la generazione Y e la generazione Z dovrà convivere con delle epidemie. E cosa facciamo ogni volta? Blocchiamo tutto? Allora è ovvio che dobbiamo cominciare a pensare a una scuola resiliente, a una formazione resiliente, dobbiamo pensare a un sistema di salute resiliente e di prevenzione, di ricerca. Quindi io mi auguro che queste divengano delle priorità, che il governo italiano, con la forza che spero emerga anche dall'Europa, dica: da adesso in poi mai più i tagli lineari degli anni passati, queste sono le condizioni di partenza, interveniamo da lì. Questo per quanto riguarda il pilastro dell'istruzione. Poi ovviamente ci sarebbero delle cose da dire su ambiente, su economia, su lotta alle disuguaglianze, ma magari ci arriviamo dopo. Ci arriviamo dopo. E chiarissimo. La domanda allora che ci viene, perché noi siamo, diciamo, mordiamo il freno di fronte alle possibilità di mettere le mani o comunque fare delle proposte, la domanda veramente sequenziale è: dal suo punto di vista, noi cos'è che possiamo fare per aiutare questo processo? O comunque dov'è che possiamo spremerci il cervello per trovare proposte alternative, nuove idee da proporre? Allora, sicuramente la prima cosa mi sento di dire è che voi dovete continuare ad avere il coraggio e la consapevolezza di quello che state facendo. Io ho imparato in questa poca esperienza politica che ho avuto che la politica la politica è scalabile, diciamo così. Io sono cresciuto con l'idea che il mondo fosse una cosa e la politica fosse solo per alcuni, che la politica fosse ristretta a qualcuno che si autoselezionava.
In realtà mi sono accorto che la politica è molto più scalabile di quanto immaginiamo e soprattutto mi sono accorto che le persone che governano il mondo non sono più brave di noi. Ho avuto la fortuna sfortuna di cenare con capi di Stato e mi sono reso conto che sono persone che hanno le idee molto confuse e molto spesso neanche innovative. E quindi questo deve darvi il coraggio di poter andare avanti con le vostre proposte anche con una certa risolutezza, d'essere anche sfrontati con alcune delle vostre proposte e dire quello che dite anche nella vostra presentazione. Voi siete il futuro sicuramente, ma siete anche il presente. Le innovazioni messe in campo per fare in modo che si eviti di prendersi a calci facendo la fila al supermercato, piuttosto che si aiutino i ristoranti che sono in difficoltà. Ecco, tutte queste vengono da persone come voi, vengono da giovani che utilizzano le loro competenze per cercare di creare un'economia diversa, un'economia più solidale, un'economia più innovativa. Quindi io, se fossi in voi, fare delle proposte, posso dirvi la proposta che farò io, non so, credo in qualche modo possa essere una proposta importante. Io ritengo che ci sia un grande bisogno di una transizione da un'economia del passato a un'economia del futuro, un'economia che sia più sostenibile, un'economia che sia più dinamica. Ecco, per fare questo noi in qualche modo dobbiamo garantire un sostentamento a chi passa da una fase alla prossima, no? Se noi continuiamo ad avere troppe persone che, pur di guadagnare un salario, si accontentano del lavoro che gli viene offerto, noi non faremo altro che replicare i meccanismi del passato. In una fase di transizione forse avremo bisogno di un governo, di governi che decidano di dare un aiuto economico a tutti coloro che vogliono buttarsi e provare a fare qualcosa di nuovo. Ecco, secondo me questo è essenziale, perché altrimenti noi non riusciremo a foraggiare quella grande innovazione. Se non c'è qualcuno che dice: Vittorio, Lorenzo, io ti do un aiuto, ti do un salario, ti do un sostegno, qualcosa, perché tu possa trovare o cercare soluzioni a problemi che noi non abbiamo ancora risolto. E immagino che da tanti giovani possa venire quello slancio, quella voglia di mettersi in gioco, che altrimenti rischia di essere bloccata dalla paura di fallire, dalla paura di non sapere come arrivare a domani. Magari, non voglio dirlo in maniera polemica, ma magari da tante delle vostre, dei 300 membri di Iesers, alla fine ci sarà chi si accontenterà del solito lavoro, la butto lì, del solito lavoro in banca, piuttosto che del solito lavoro, perché quello è quello che passa il convento, anche se magari sogna di essere un grande innovatore sociale, si diventi di essere una figura o un innovatore nel mondo dell'impresa sostenibile, dell'impresa dell'economia circolare e così via. Ecco, dobbiamo evitare che la forza dirompente dei giovani venga persa per paura del futuro. Chiarissimo, quindi una sorta di una possibilità di avere un periodo di riflessione dove uno riesce a sopravvivere anche senza lavoro e cerca soluzioni alternative. Io ve lo dico, io ho proposto quello che si chiama in gergo un reddito di transizione, un reddito universale, una forma di, e poi si può declinare in varie modalità, ma se noi non usufruiamo di questa cosa qua rischiamo di spegnere il carattere innovativo di una generazione che potrebbe davvero cambiare il mondo. E lo deve fare rapidamente, perché il mondo sta scontrandosi contro delle crisi esistenziali. Esatto. E venendo poi anche noi, tra l'altro, abbiamo diverse proposte che vanno in questa direzione, cioè in questa direzione, non precisamente questa, però altre che cercano di dare più libertà ai giovani per esprimersi. Penso alla nostra proposta di reddito studentesco oppure di affitto trasparente, quindi siamo allineati. E però, prendendo a questo punto il via dal tema economico che è stato sollevato, sempre questo coronavirus ha mostrato una cosa, ovvero che il sistema economico, per come l'abbiamo concepito fino a questo momento, sta andando un po' in crisi di fronte a questo avvenimento. Le crisi del sistema economico si stanno avvicinando in termini temporali, stanno sempre diventando più ravvicinate, banalmente. E anche se per questioni differenti, però alla fine le cause sono sempre le stesse. Lei ha scritto anche un libro sull'economia e banalmente anche su come si può misurare l'economia, perché alla fine un fenomeno lo è tale nella misura in cui, cioè nel modo in cui, nella misura in cui lo si può misurare. Non sono un ingegnere, non l'ho detto per bene, quindi alzo le mani, qua ci sono tanti ingegneri, sono a rischio. Quindi qual è il suo punto di vista a riguardo? Sì, ti ringrazio per aver menzionato questo. Io penso che tu abbia completamente ragione. Questa crisi dimostra ancora una volta che questo sistema che noi abbiamo costruito, che potremmo chiamare
sistema di un'economia globale che punta esclusivamente a un modello di crescita economica è sempre più debole. Bastano degli shock esogeni che improvvisamente crollano i risparmi delle persone. 10 anni fa, ora crolla l'economia globale, domani chissà che cosa. Come dicevi tu prima, a differenza dell'ingegneria e della fisica, l'economia non è una scienza esatta. Cioè l'economia, essendo una scienza umana, la teoria economica influenza direttamente il comportamento economico. E ai miei studenti dicevo che se un fisico si sbaglia su una teoria fisica, non è che l'atomo cambia comportamento. L'atomo fa quello che deve fare comunque, anche se le nostre teorie sono sbagliate. Se invece le nostre teorie economiche sono sbagliate, i mercati e le persone, i consumatori e i produttori cambiano atteggiamento. Quindi un approccio economico sbagliato influisce sulla realtà che cerca di studiare. E quindi cambiare un nostro modello di visione dell'economia è fondamentale. Nei miei libri io ricordo, vi ricordate la metafora dell'iceberg che ho utilizzato all'inizio? Un po', l'economia è un po' lo stesso, no? Cioè noi attraverso un modello di crescita del prodotto interno lordo misuriamo semplicemente quanto si spende. Non misuriamo tutto ciò che rende possibile quell'attività economica, oppure quanto di questa spesa è una spesa che aumenta il benessere o una spesa che lo diminuisce il benessere. Spendere milioni e milioni di euro per le mascherine aumenterà un pezzetto del nostro PIL per quella misura lì. Magari ce lo saremmo volentieri risparmiato, questo tipo di spesa. E lo stesso vale per tante altre cose. Noi oggi, paradossalmente, lo dico a voi che avete molti anni meno di me, paradossalmente siamo chiusi dentro casa, soffriamo, abbiamo una crisi economica e sociale che sta crescendo, poi però vediamo queste cose, per cui oggi ho visto questo video molto bello del mare del porto di Napoli che è tornato a essere, sembra la Sardegna. E allora in qualche modo ci sta, è come se questa crisi terribile ci stesse dando dei flash di un modello di paese come potrebbe essere. Cioè noi potremmo rilanciare l'Italia dicendo vogliamo uscire di casa, vogliamo lavorare, ma da adesso in poi troviamo modo di lavorare, di creare valore rafforzando l'ambiente, non distruggendo l'ambiente, cercando di valorizzare lavori e attività economiche che migliorano la qualità della vita, non quelle che la peggiorano. E un po' questo può aiutarci, aver visto che non è poi così difficile ripulire l'aria della pianura padana, no? Cioè se uno riuscisse a immaginare un modello di sviluppo diverso, che poi già è nelle cose, noi potremmo rilanciare un paese con una visione diversa di crescita, una crescita sostenibile, una crescita che aumenta il benessere sociale ed ambientale. E questa è la grande sfida, secondo me, che abbiamo davanti, cioè fare in modo che questa crisi non sia soltanto una pausa, ma sia un grande momento di riflessione. E guardate, il rischio che sia soltanto una pausa è enorme, e che dopo la fine di questa crisi si torni a spingere ancora di più su un acceleratore che rischia di farci scontrare il più rapidamente possibile con la nuova crisi. Perché domani potrebbe non essere il coronavirus, ma potrebbe essere un cambiamento del clima, potrebbe essere una siccità, la mancanza dell'acqua. L'abbiamo visto, stanno arrivando tutte queste crisi sistemiche un pezzetto alla volta. O ci prepariamo e ci equipaggiamo per resistere e rilanciare, o rischiamo di soffrire e passare da una sofferenza a un'altra. Chiarissimo, veramente, veramente molto chiaro. E riprendendo anch'io il paradigma che abbiamo affrontato prima, quindi le priorità, bene o male, le abbiamo chiare. Visto che noi a valle della sessione di domande che coinvolgerà appunto tutti i presenti faremo delle breakout session, si chiamano, cioè ci ritroveremo in gruppi e lavoreremo su proposte, a suo avviso quali potrebbero essere delle proposte dove noi giovani di nuovo possiamo avere un po' più di trazione o quantomeno ottenere un risultato tangibile per portare la società e comunque il sistema economico verso standard più sostenibili, più inclusivi, più aperti, più che riescano a distribuire meglio e in modo più facile le risorse? Sì, io direi che voi dovete una riflessione generale su una grande voglia di futuro e questa crisi come un momento di opportunità per riflettere su una società in Italia che ha un'economia migliore e quindi puntare sull'innovazione sociale. Secondo me l'innovazione sociale è un grande tema che non viene quasi mai affrontato dagli economisti, perché è considerato quello che una volta si chiamava il volontariato, lobby. Sì, fa l'innovatore sociale, vuol dire che non è bravo a fare altre cose, mentre noi quando cominciamo a misurare il valore dell'innovazione sociale ci accorgiamo che un innovatore sociale non ha nulla da invidiare a un grande imprenditore. Crea valore, ma crea valore in un altro modo e crea comunque un valore che è fondamentale per la società. Quindi secondo me l'innovazione sociale è un tema importantissimo e vedo che ha molta presa con i giovani, quindi rilanciare questo. L'innovazione sociale è anche
le app di cui avete parlato, così come altre modalità di azione economica che puntano ad incorporare il profitto con un impatto positivo sull'ambiente e sulla società. E poi magari farei una riflessione su che tipo di modello di formazione e di ricerca, cioè magari voi adesso siete un po' troppo grandi per aver vissuto le scuole in questi giorni, però io direi che questa esperienza ci chiede davvero, ci pone la necessità di ripensare la scuola. Cioè se la scuola continua ad essere un posto dove ci si ritrova seduti in un banco, in cui uno parla e gli altri fanno finta di ascoltare, per ore e ore, e già funziona male quando siamo tutti in aula, ma quando non possiamo essere tutti in aula funziona malissimo. Quindi o la scuola diventa un momento in cui si confrontano le persone. Io non so se avete mai sentito parlare dei classi capovolta, di insegnanti che sono facilitatori di questi ragazzi e ragazze che cercano di lavorare in gruppo su delle soluzioni dei problemi, no? Diventano ricercatori mentre imparano. Ecco, il lavoro di gruppo, il lavoro coordinato, la collaborazione, questi sono temi fondamentali. Noi è come se a scuola noi non insegnassimo ai ragazzi e alle ragazze a collaborare, cioè ognuno per sé in scatolette e ognuno cerca di arrivare al maggior risultato nel minor tempo possibile, spesso sgomitando con gli altri. Poi quando arrivano le crisi ci accorgiamo che non siamo più solidali, non siamo in grado di collaborare. Ma ci credo, abbiamo insegnato ai ragazzi a fare l'opposto. Quindi anche ripensare la scuola, secondo me, è un tema fondamentale, anche perché questa scuola funziona male quando siamo in classe e non funziona per niente quando non riusciamo ad essere in classe. E quindi una comunità globale come la vostra, avete 300 ragazzi in giro per il mondo, vi vedete con gruppi di lavoro, potrebbe offrire molte, molte idee su che tipo di scuola fare. E magari anche qualcosa di più sulla ricerca e l'università. Un tema che a me è sempre stato molto, molto caro è stata la trasversalità, no? Cioè, ma se noi andiamo avanti con un modello in cui gli ingegneri pensano solo ai conti, gli economisti pensano solo alla crescita, i medici pensano solo alle medicine, e non so, non avremo mai una società in grado di affrontare problemi che sono trasversali, no? Io voglio un ingegnere che sia in grado di fare un ponte, ma pensi anche all'ambiente quando fa il ponte, perché se fa il ponte senza pensare all'ambiente, mi crea un ponte che diventa un problema per la società. Io voglio un economista che sia bravissimo a creare opportunità di profitto, ma sempre con una sensibilità ecologica, perché se non lo fa, rischia di crearmi un danno per la società sotto un altro fronte. Voglio un medico che sia bravissimo a curare le persone, ma sia anche in grado di fare in modo che non si ammalino, e quindi fare prevenzione, fare cure olistiche, che sia anche un po' psicologo, perché non è che il paziente è soltanto un corpo da guarire. Ecco, se noi invece insegniamo ai nostri universitari a fare una cosa anche molto bene, ma solo quella, e non preoccuparsi di come quella cosa incide su altre cose, noi avremo grossi problemi nell'affrontare le sfide del futuro, perché ve lo dico, le sfide del futuro non rispettano le logiche disciplinari. La sfida del coronavirus non è solo una sfida medica, per esempio, è una sfida urbanistica. Abbiamo costruito delle città che diventano incubatori di malattie, ma è possibile che nessuno ha mai pensato al fatto che mettere migliaia e migliaia di persone ammassate le une addosso alle altre nelle nuove metropoli mondiali potesse essere un problema per la diffusione delle malattie, oppure un problema per l'approvvigionamento di cibo ed energia quando c'è una crisi sistemica. Oggi chi vive in campagna e dai pannelli solari può anche fregarsene del coronavirus, ma chi vive in città, se domani il supermercato chiude perché le commesse si rifiutano di andare a lavorare, in 24 ore muore di fame. Ecco, allora serve anche che gli urbanisti imparino da una sfida epidemiologica, serve anche che tanti altri imparino. Abbiamo bisogno di persone che abbiano una competenza trasversale, una competenza specifica, ma un occhio trasversale. Questo lo si fa all'università e lo si deve fare. Oggi si fa poco. Grazie mille, assolutamente interessante. Tra l'altro mi permetto di aggiungere che il discorso sulla scuola, sul percorso molto verticale singolo, abbiamo anche affrontato noi, riteniamo sia veramente uno specchio di quello che è oggi l'Italia come società, ovvero un paese che non riesce a fare sistema, sia che si tratti a qualsiasi livello, sia che si tratti a livello intergenerazionale, di cui abbiamo parlato all'inizio, ma sia banalmente anche, banalmente no, però a livello industriale, a livello di forze politiche. Cioè siamo un paese di atomi, magari molto molto bravi a fare quello che facciamo, e questo lo dimostriamo con le nostre eccellenze internazionali, però poi quando ci si trova a giocare da soli contro una squadra di francesi, anche se sono tutte pippe, però si piglia 10 gol perché non si può fare portiere e attaccante nello stesso momento. Quindi
Va bene, allora grazie mille per questo scambio, è stato veramente utilissimo. Non c'è sfortunatamente l'applauso perché penso che sarebbe complicato da gestire attraverso. Non vi preoccupate. Io a questo punto darei per la parte restante un 20 minuti massimo di domande, se va bene. Allora mi proietto al volo le regole per una convivenza civile anche in questo ambito, perché immagino che saranno tante. Riuscite tutti a vedere? Mi date feedback? Sì. Perfetto. Allora, funziona così. Voi potete scrivere sulla chat oppure attraverso Slack se siete su Yezers. Potete scrivere un messaggio direttamente a Diletta e lei poi vi darà la parola. Questo serve chiaramente a gestire in modo ordinato il flusso di domande. Quindi a questo punto immagino ci sarà un minutino di tempo di riflessione per farle. Allora, in realtà ne abbiamo già diverse. La prima domanda è di Martina. Lascerei spazio direttamente a Martina. Penso sì. Di dover... Ah, ok, sei già... smutata, come dicevo. Prego. Innanzitutto grazie mille per l'intervento. La mia domanda in realtà ripartiva un po' dalle premesse del suo discorso e riguardava i pilastri menzionati all'inizio. Si parlava quindi dell'errore di aver sacrificato i pilastri in Italia e mi chiedevo, secondo lei, quali fossero i trade-off che sono stati fatti per questi pilastri, quali sono i grandi temi, diciamo, per cui sono stati sacrificati i pilastri in Italia? Sì, ti ringrazio Martina. Beh, negli anni, questo, diciamo, il trade-off è stato soprattutto, come dire, il tentativo, mai riuscito in realtà, di abbassare l'imposizione fiscale, forse la non volontà, o meglio, l'esplicita non volontà di rimettere in mano all'efficienza, ma all'efficienza vera del sistema pubblico. E quindi io ho vissuto come ministro, prima come viceministro per un anno, poi ministro per 6 mesi, un periodo intenso di conoscenza delle strutture amministrative. Queste strutture amministrative fanno molta acqua sotto molti aspetti, quindi bisognerebbe davvero avere il coraggio di dire: signori, mettiamoci a lavorare pezzo per pezzo per cercare di rimetterle in marcia. Noi abbiamo un sistema di appalti pubblici che fa acqua da tutte le parti. Voi avrete forse visto più volte la battuta che si dice: un chilometro di metropolitana in Italia o a Roma costa 3 volte un chilometro di metropolitana a Berlino o a Parigi, e spesso con una carenza di servizio. Quindi è come se noi, pur di non... E ovviamente poi c'è un problema pregresso di grandissimo debito pubblico che è stato affrontato, ora è un discorso macroeconomico, magari in maniera sballata e sbagliata in passato. Io voglio bene a tutti, noi abbiamo avuto una stagione negli anni 80 in cui le persone andavano in pensione a 39 anni, abbiamo regalato, elargito ovunque pensando che questo poi non avesse delle conseguenze, abbiamo così costruito un debito gigantesco, contribuito a costruirlo. Diciamo per me il maggiore trade-off è stato quello di non avere il coraggio di ripulire le inefficienze vere del sistema e semplicemente pensare che riducendo i finanziamenti il sistema si sarebbe reso efficiente da solo. Ma quello che accade è esattamente l'opposto, che quando tu togli un finanziamento, un sistema inefficiente diventa ancora più inefficiente, perché chi controlla le posizioni di potere si accanisce ancora di più su quelle posizioni di potere pur di non mollarlo in un periodo di vacche magre. Quindi noi abbiamo avuto una non efficienza nel tempo. Queste sono state le maggiori ragioni. Non vi dico che sarà facile e non è possibile cominciare pensando di abbassare l'imposizione fiscale. Bisognerebbe cercare di far capire che c'è bisogno di un nuovo modello fiscale che sia il più intelligente possibile per fare in modo che queste efficienze si creino. Grazie. Perfetto, proseguo con un'altra domanda. Intanto vi chiediamo la cortesia, quando ci inviate le domande, di non scriverci soltanto "vorrei fare una domanda", ma anche di anticiparcela, così riusciamo ad accorparne un po', perché siamo già a 15 domande e non riusciremo a coprirle tutte, quindi vi chiediamo questa cortesia. Allora, la prossima domanda è, scusate un momento, di Jacopo.
Jacopo Preianò che dice l'istruzione in Italia ha diversi problemi, uno di questi è la svalutazione della professione di insegnante. Poi Jacopo, in pochi secondi vuoi approfondire tu? Io condivido proprio questo, in Italia ha diversi problemi, uno di questi è appunto la valutazione della professione di insegnante, poi c'è l'orientamento che in Italia funziona meglio rispetto ad altri paesi, ci sono tanti l'età degli insegnanti. Scusatemi, Jacopo. Jacopo, ti sentiamo molto male. Per quanto Jacopo, ti sentiamo molto male. La professione di la donna è. Perché una persona, un ragazzo capace, ben formato, dovrebbe decidere di fare l'insegnante? Non lo so. Adesso? Come mi sentite? Molto aspetta male. Un attimo, Jacopo, eh? La domanda era incomprensibile. Non avevo capito la domanda, comunque. Penso di aver capito la domanda. Ok, altrimenti possiamo... Prego, professore. Molto rapidamente, Jacopo, hai perfettamente ragione. Diciamo che una società dove il ruolo dell'insegnante non venga davvero riconosciuto come centrale è una società che si prepara al fallimento. Ritorniamo al discorso dei pilastri e dell'iceberg. Il ruolo dell'insegnante in una società è centrale per qualunque altro tipo di cosa. Io ricordo qualche giorno fa mi venne portata una lettera di un vecchio professore a cui i propri studenti scrissero una lettera dopo tanti anni. In questa lettera scrivevano: le diamo quel 10 che lei non ci ha mai dato, no? E questi studenti erano diventati il presidente della Corte Costituzionale, il presidente della Corte di Cassazione, erano diventati ministri. E ora la domanda che facevo io da ministro era: questo insegnante sconosciuto è stato così produttivo perché i suoi studenti sono diventate figure così importanti nella società? Paradossalmente lui è stato più produttivo anche dei suoi studenti, perché non sarebbero quello che sono diventati se non fossero stati in quegli anni in quelle scuole. Quindi se noi tornassimo a comprendere che la scuola è la precondizione del successo, noi daremmo agli insegnanti un ruolo tutto diverso. Ci toglieremmo il cappello come si faceva una volta quando si incontravano in strada. Cominceremo anche a pensare che forse è utile pagarli di più questi insegnanti, no? E quindi daremo anche all'insegnamento un ruolo diverso che potrebbe attrarre, come dicevi tu Jacopo, tanti giovani capaci ed innovativi che magari oggi al pensiero di fare l'insegnante, anche se avrebbero la passione, non rispondono favorevolmente perché non vogliono ritrovarsi precari per tutta la vita o magari fare un mestiere che è sottopagato e anche pieno di problemi. Ecco, noi dovremmo ricominciare a dare anche semplicemente simbolicamente, nell'attesa che arrivi anche il finanziamento, all'insegnante questo ruolo. Io nella mia breve esperienza da viceministro e da ministro l'ho fatto costantemente, anche raccontando le storie degli insegnanti, e questo è fondamentale in una società per cominciare a costruire una narrazione diversa. Un altro spunto è quello per esempio di Gabriella. Gabriella si chiede come può essere che esista un analfabetismo letterale così alto. Lei ritiene che ci sia la necessità di inserire nuovamente un valore più alto alle materie umanistiche? Rispondo direttamente o puoi sentire lei? Diciamo, riassumevo io per le questioni audio, però Gabriella, se vuoi integrare, prego. Sì, allora intanto ringrazio tantissimo il professore, mi sta piacendo tantissimo, quindi veramente felice di ascoltarla, e ringrazio anche Jacopo per la domanda precedente che ha un po' innescato questa, perché io fortunatamente o sfortunatamente, non lo so, ho come madre un insegnante alle medie, lei però insegna matematiche e scienze, io per motivi terzi ho fatto liceo scientifico, poi ho preso una laurea in filosofia e infine un master in management ed economia, quindi ho una panoramica molto generale, e parlando con mia mamma appunto dei suoi studenti, una cosa che lei riscontra veramente con dolore e sofferenza è il fatto che non capiscono, non riescono a capire cosa leggono, non hanno connessione più con una comprensione di un testo letterale.
motivo per cui nel momento in cui esplode un'emergenza sanitaria come questa non riescono a capirne la gravità. Quindi io, avendo anche fatto appunto un percorso di studi abbastanza variegato e avendo avuto la fortuna di studiare le materie umanistiche, penso che Platone di sti tempi si rivolterebbe nella tomba, mi domando come mai ci sia un'ossessione quasi alle materie scientifiche, cioè non me ne vogliano gli ingegneri in aula, ma se non sei ingegnere non sei nessuno, eppure le materie umanistiche, che sono quelle che formano la nostra mente, vengono assolutamente trascurate. Quindi volevo sapere da parte sua una riflessione su questo punto. Ottimo punto, Gabriella. Io sono sempre più convinto che noi nel futuro avremo bisogno di quelle competenze trasversali di cui si parlava prima. Quindi avremo bisogno di ingegneri, avremo bisogno di avvocati, avremo bisogno di filosofi e così via, ma avremo bisogno di ognuno con una competenza specifica in grado di collegare i puntini con le altre competenze. Quindi le scienze umane saranno fondamentali anche in ambiti dove tu non te l'aspetti, nella tecnologia pura. Io oggi interagisco con tecnologi che mi dicono: noi abbiamo bisogno di filosofi e letterati perché le competenze tecnologiche le abbiamo, ma le applicazioni delle tecnologie e come possono influenzare altri processi ti vengono spesso quando tu hai delle competenze trasversali. Sull'analfabetismo, diciamo, endemico del nostro paese, io mi sono trovato a confrontarmi con questo problema perché ogni volta che escono gli studi OCSE Invalsi, forse ne avrete sentito parlare, no? L'Italia è sempre tra gli ultimi paesi. Io penso che l'Italia abbia un duplice problema. Il primo è il fatto che le scuole sono molto molto disuguali tra di loro. Ci sono delle scuole ad altissimo livello, dove possiamo benissimo pensare che i ragazzi che escono da quelle scuole possano essere equiparabili al meglio che c'è della Finlandia o di Singapore, genere. Queste sono le scuole, i paesi con le scuole migliori in base a quegli studi. E poi ci sono delle scuole invece che sono in grandissime difficoltà. Ma anche c'è un problema generazionale. Io lo vedo con i miei figli. I miei figli non imparano come ho imparato io. Io è come se il nostro modello di formazione dovesse anche un po' cambiare. Io vedo mio figlio è 100.000 volte meglio, più bravo di me nel costruire un Lego innovativo e lo fa da solo attraverso un manuale di istruzioni. Ma se gli chiedo di mettersi a leggere la poesia, magari ci mette 3 ore piuttosto che 20 minuti. È come se, vuoi perché le tecnologie ci hanno cambiato, vuoi perché questi ragazzi sono sottoposti a sollecitazioni molto diverse, è come se non sono più scemi di noi, sono semplicemente diversamente capaci. Ma la nostra scuola non ha ancora cambiato registro e quindi gli chiede di imparare con delle modalità che loro non riescono più a sviluppare. E allora il problema non è nel ragazzo, è nella scuola. Io mi rifiuto di credere che questa generazione sia una generazione di cretini, no? Scusate, cioè è logico che non può essere così. Ci deve essere un problema nel medium. Ma diciamocelo chiaramente, ma se la nostra scuola non fosse cambiata nei secoli, anche noi non impareremmo più come imparavano nel 1500, no? E quindi ogni volta c'è bisogno, e con questo sviluppo tecnologico c'è molto più bisogno di questo. Dicono che i bambini non si concentrano, per esempio. Beh, è ovvio che quando sei sollecitato 1000 volte in un giorno ti concentri di meno. Ma io vedo i miei figli che a volte si concentrano tantissimo quando fanno delle altre cose. Lavoro di gruppo, quando non sono da soli a studiare, ma interagiscono. Quando utilizzi un gioco per fargli imparare una cosa. Ecco, il gioco, per esempio, utilizzato come modello formativo, funziona benissimo. Però, ovvio, per fare questo cosa serve? Servono insegnanti motivati, servono scuole con le strutture, serve gente creativa, perché altrimenti, lo dico chiaramente, il povero insegnante, magari di una certa età, che si è stancato, non ha più pazienza, e ha anche ragione, e tu arriva in classe e dice: ragazzi, facciamo quello che si è sempre fatto, non mi rompete le scatole perché io tra 45 minuti devo andare via. E ci troviamo con questi problemi. A proposito di, perdonami, Diletta, a proposito di andare via, se, sapendo che lei ha un'agenda molto molto impegnata, quando ha impegni concorrenti, ecco, ce lo faccia presente. Solo, io non, soltanto... vedo, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Non riesco a vedere l'orario. Che ora abbiamo? Sono le 16. Posso darvi una decina di minuti in più, va bene? Va bene, grazie. Provo allora, a rispondere in maniera più succinta, anche perché poi mi perfetto. Faccio. Perfetto, allora approfitto, se lei è d'accordo le riassumo io in poche parole quello che ci hanno scritto, così siamo molto sintetici. Ci chiedono, a proposito proprio dell'ultima domanda, come si formano i formatori? Cioè come si preparano gli operatori del sapere a un nuovo modo di fare formazione che risponda davvero alle esigenze di innovazione che richiedono le nuove generazioni? Un po' sull'onda di quanto si diceva poco fa. Ti rispondo direttamente?
Sì. Allora, il formare i formatori è importantissimo, è una cosa che si fa pochissimo e quando si fa male, si fa spesso per prendere i crediti e prendere il bonus formazione che è dato agli insegnanti, ma non lo si fa in maniera davvero innovativa. Quando io ero al Ministero, insieme al sottosegretario Salvatore Giuliano, avevamo lanciato un nuovo modello, e cioè una formazione davvero sul campo, una formazione davvero digitale ma fatta seria, perché ovviamente non è che puoi far venire, considerate che gli insegnanti italiani sono 1 milione, no? Non è che puoi far venire 1 milione di professori in un'aula e fai la formazione ad personam. Quindi con modelli digitali innovativi e campionando insegnanti che diventavano formatori di altri formatori nella comunità scolastica, no? E questo è centrale. Da quello dovrebbe emergere, per esempio, un sistema di valutazione delle scuole. Più che andare soltanto ed esclusivamente a testare i ragazzi con dei test che molto spesso mettono in ansia tutti, uno dovrebbe valutare le scuole sulla capacità che hanno di formare i formatori, perché quello diventa un incentivo a fare di più, a buttarsi su cose nuove, attività laboratoriali e così via. E ragazzi, il problema è sempre quello, che quando una comunità scolastica è piuttosto depressa dal punto di vista psicologico, no? Perché dopo anni e anni di sottofinanziamenti e anche una retorica negativa sulla scuola, no? Quante volte avete sentito dire ai politici gli insegnanti non fanno niente, vanno per 3 mesi in vacanza e così via? È ovvio che o noi diamo un segnale di discontinuità e quindi diciamo siamo qui per investire in scuola, siamo qui per investire e di fronte a questo investimento ci aspettiamo anche che le scuole facciano di più. È molto difficile andare nelle comunità scolastiche a cercare di parlare di innovazione quando non c'è un impegno forte dalla parte di un governo, di uno Stato, di dire la scuola è al centro di tutto. Quindi un po' la precondizione è questa. Se noi non ripartiamo con la centralità della scuola è difficile galvanizzare la comunità scolastica. Proseguo con un'altra domanda di Luca, ma in realtà comune poi a Lorenzo e a Simone. Come si può fare investimenti sui pilastri come sanità e istruzione che hanno impatti a lungo termine in un contesto in cui i voti politici vanno sostanzialmente a chi fa promesse di breve termine, che spesso contrastano con i provvedimenti invece più di lungo termine? Bravissimi. Beh, dipende da noi, ragazzi. Dipende da me, da tutti i cittadini e da voi che avete una ventina d'anni, insomma, non vuole far torto a nessuno, diciamo che siete in quell'arco lì. Dipende da voi, dipende da noi e da voi. Cioè, finché ci saranno dei cittadini disposti a premiare chi fa proposte irrazionali, che fa proposte evidentemente menefreghiste rispetto al futuro del paese, ci saranno questi ragazzi che dovete fare. E al tempo stesso cosa accade? Che poi chi fa proposte più lungimiranti viene magari ridicolizzato, emarginato, considerato lo scemo del villaggio. Non sono soltanto i politici ad avere un orizzonte di brevissimo termine, ma sono anche i mezzi di informazione, attenzione. Noi oggi siamo in una fase in cui il serpente si morde la coda, perché esiste anche un modello di media in cui la memoria è cortissima, in cui si passa da un tema a un altro senza mai approfondire, in cui qualunque idea che non sia la solita solfa genericamente viene ridicolizzata, no? Quando adesso faccio una battuta per chi mi conosce di più, insomma, quando il sottoscritto propose di tassare, aumentare l'IVA sui prodotti che fanno male alla salute, no? La famosa venne subito ridicolizzata dai media italiani come la tassa sulle merendine. E da lì un pubblico ludibrio di questo ministro scemo che non capiva nulla. E poi la stessa tassa in Portogallo ha avuto un successo enorme perché ha migliorato la produzione industriale, ha diminuito i livelli di obesità, l'Organizzazione Mondiale della Sanità la raccomanda in tutto il mondo, ma in Italia se non arriva a questo livello di consapevolezza, io un po' credo che i politici con qualche idea innovativa se le terranno ben segreta per paura di essere sbeffeggiati in pubblico. Ecco, c'è un grande rischio che se non cambia anche non solo l'offerta politica, ma la domanda politica, ci sarà sempre quell'offerta lì. E quindi chi vuole proporre qualcosa di più lungo termine o non va in politica o se ci va dura 2 minuti perché lo sbattono fuori dopo la prima proposta. Michele D'Amato chiede lei, si chiede all'Europa di dare una risposta congiunta ad un problema sistemico che coinvolge tutti. Ritiene che l'attuale struttura abbia gli strumenti per gestirla? Le politiche di austerity applicate in questi anni, che tipo di impatto hanno avuto nell'evoluzione di questo sistema?
hanno avuto un impatto drammatico, sono state un po' la condizione di base di quella questione di cui parlavamo prima, cioè che i pilastri sono stati erosi a vantaggio di quello che era più superficiale, di quello che sembrava emergere. E l'Europa ha molte colpe da questo punto di vista. Poi noi italiani ci abbiamo aggiunto le nostre. E l'Europa deve assolutamente cambiare, altrimenti rischia di sprofondare, rischia di essere... Ma lo vediamo anche in questa situazione, no? Noi siamo diventati... L'Europa è diventato il lazzaretto del mondo dal punto di vista dell'epidemia di coronavirus. Forse qualche altro paese, gli Stati Uniti, poi ci batteranno alla fine, ma a livello complessivo fa un po' specie che un continente dove la gente dovrebbe vivere più a lungo, dovrebbe vivere bene e così via, sia quello dove si muore di più. Allora qualcosa di fondamentale mente sbagliato c'è e bisogna trovare il modo di lavorare tutti insieme. Purtroppo quando gli stati pensano soltanto al tornaconto non loro, ma di alcuni dei loro cittadini e nel brevissimo termine rischiano di sacrificare il lungo termine. E questo lo vediamo con il governo olandese, per esempio, che ricordo a tutti, un po' di polemica ci sta, è un paradiso fiscale. L'Olanda ha una tassazione bassissima, legittimamente libera di farlo, ma se facciamo la guerra gli uni agli altri con la tassazione, allora facciamo una guerra verso, come si chiama, la rat race, no? Verso race to the bottom, come dicono gli inglesi, e rischiamo di distruggere tutto. L'Europa andrebbe più gestita come una famiglia. In una famiglia non è che tu metti un figlio contro un altro nella speranza che si aiuti a vicenda, dovremmo essere un po' più uniti e cercare di collaborare di più. Un'ultimissima domanda da parte di Luisa, che si chiede quali modelli si possono prendere ad esempio per incentivare l'innovazione sociale e la trasversalità tra ricerca e formazione. Ma di modelli ormai ce ne sono tantissimi. Guardate che è un po' paradossale che l'Italia, appunto, questo dibattito non sia ancora cominciato, o meglio, è cominciato ma non sia diventato mainstream. La trasversalità della ricerca ormai è un tema classico che, se voi aprite un qualunque numero di Nature o di Science, le due principali riviste scientifiche del mondo, se ne parla costantemente. Considerate che ormai la ricerca scientifica che viene pubblicata, il numero di autori è aumentato esponenzialmente, il numero di autori da materie diverse aumenta, in base alle statistiche che abbiamo, di 40-50 volte la possibilità di essere citati, per esempio, no? Da altri. Quindi quello che una volta era il contrario, cioè che gli articoli si scrivevano solo tra scienziati della stessa disciplina, oggi è diventato quasi una debolezza. Articoli scritti da scienziati di tante discipline non solo vengono pubblicati di più, ma vengono anche citati di più. E quindi è diventato un po' un modello, la scienza, la cosiddetta transdisciplinarità, un modello ormai acquisito. Purtroppo i nostri sistemi di governance della ricerca ancora non lo agevolano, perché se poi vuoi una promozione all'università e non sei uno che ha pubblicato solo con economisti, magari i tuoi amici economisti non ti promuovono, e se non sei uno che magari ha fatto un certo percorso con una certa scuola di giurisprudenza, è capace che gli altri ti dicano no, sei stato troppo trasversale, non sei uno di noi, no? Quindi dobbiamo superare quel retaggio culturale del passato che è autodistruttivo. Però di modelli ce ne sono tanti. Appunto a livello internazionale ce ne sono molti, non solo tanto modelli paese quanto modelli, se volete, universitari. Io sono convinto che chi ci sente dagli Stati Uniti d'America, chi ha studiato negli Stati Uniti sa benissimo che ormai da 30 anni esistono le cosiddette scuole, the schools of government, the schools of political economy, the schools of human sciences. Queste scuole sono nate perché i dipartimenti non funzionano più. Perché il dipartimento, nelle scuole ci trovi l'antropologo che lavora con l'ingegnere, che lavora col filosofo, che lavora con l'economista, col sociologo, mentre nei dipartimenti classici trovi i sociologi tutti da una parte, gli economisti tutti da un'altra parte, i giuristi tutti da un'altra parte. Le scuole nascono proprio per questo, a livello universitario. Noi in Italia, purtroppo, di scuole ce ne abbiamo, forse si contano sulle dita di una mano, a livello nazionale. Quindi è il modello universitario trasversale che si sta diffondendo quello che dovremmo prendere noi, ad esempio, nelle nostre accademie. Grazie mille, professore. Le domande sono ancora tante, ma sono le 16:11, le abbiamo già scucito altri 11 minuti. Tanto, no, anzi, grazie a lei. Vittorio, lascio a te.
Ma è veramente, veramente poco da dire. Grazie mille per questa possibilità di scambio. Siamo veramente onorati, molto contenti e onorati di aver avuto questa possibilità. Tra l'altro, sulle chat private, nel mentre sono arrivate un sacco di discussioni intorno alle proposte di cui parlava. Quindi, se avesse intenzione, noi avremmo sicuramente piacere di provare a approfondirne qualcuna insieme se potesse interessare. Come no. Dovremmo discuterne qui, a valle potremmo fare queste valutazioni. Assolutamente. Quindi, mi dispiace per chi non è riuscito a fare una domanda. Usateci, sappiamo che sarete arrabbiati. Sappiamo che sarete arrabbiati. Grazie mille professore di averci raggiunto e speriamo a presto, insomma. Grazie a voi, buon lavoro e sono a disposizione per qualunque follow up. Grazie mille, buona giornata. Buon lavoro, arrivederci.